Big Barda, la prima guerriera delle furie femminili che volevano conquistare la superhero High. Fermati, Lady Shiva! Big Barda frequenta la scuola ora. Dov'è la telecamera, eh? È un altro scherzo, Harley? Oh, magari! Sarebbe stato spettacolare! Sul serio? La signora Waller l'ha accettata. Già, è così. Ma tu sei una furia femminile. Perché ci vuoi aiutare? Perché mi piace Brian. Mi dà sempre una porzione extra di patate. Andiamo. Se non mi fate uscire voi, lo farà la Scina. Ma senza di me non riuscirete mai a disattivare la matrice agonizzante. Da questa parte! Big Barda, come hai fatto a venire qui? Wonder Woman, io... Ehi! Molesta un'ape e scatta il pungiglione! Big Barda, ti riporto subito al carcere minorile di Belle Reve. No! Mi dispiace. Ecco la tua stanza. Oh, che forza! Aggiungi le decorazioni che hai portato da casa tua. Casa? Questo è tutto ciò che ho portato da Apocalypse, che non è più casa mia. Darkseid ha una politica di tolleranza zero per chi diventa onesto, il che mi rende senza radici, come la biondina. Io? Garantito, ragazza, essere esiliata da Apocalypse è meno drammatico che vedere il tuo pianeta che salta in aria, come l'esplosione di Krypton, no? Scusate, io non sono brava con le chiacchiere. Non ho mai avuto tempo di coltivarle tra gli esercizi, l'abisso dell'angoscia e la pratica per la mia risata malvagia. L'ultima era solo una battuta. Bel volo! Aiuto! Nonnina! Speed Queen! Artemis! Apocalypse a Barda! Quegli schizzi dipinti sono più interessanti di me? No, è solo che i super che vanno a scuola qui, coi loro studi, arrivano a fare queste belle cose. Sì, è uno spreco di tempo che li ha resi deboli. Adesso vai! Lei l'ha accettata la superhero High? Ma questa è una scuola per supereroi, non certo per supercattivi. Big Barda ha cancellato la sua memoria durante il lavaggio del cervello? Confido nel suo cambiamento esattamente come faceva il vicepreside. Quindi, per favore, fatela sentire a casa. A casa mia ci vorrebbe un ramoscello d'olivo, ma... Fa lo stesso? Sì, grazie. Non preoccuparti di lei. Si sta ancora riprendendo da quando le hai fatto il lavaggio del cervello e messo in pericolo tutto ciò che ama. Già, mi dispiace. Sei veramente cambiata. Shh, non dirlo a nessuno. Se pensano che sono diventata buona, dovrò andare alle feste, dare i biglietti a San Valentino e aiutare a traslocare. No, non ci tengo. Montana!